Allora, vi spieghiamo brevemente che cosa è successo stasera alla cena prima della partita del cuore, ovvero io e Ciro ci siamo seduti al tavolo con la nazionale cantanti e una volta seduti lì l'organizzatore, giusto? Sì, Pecchini. È venuto, vicino... Sì, è venuto vicino a noi e ci ha detto di, che non potevamo stare seduti lì, o meglio, che Aurora... Non potevo stare seduta lì. Allora noi abbiamo pensato, ce lo sta dicendo perché siamo della squadra avversaria, esatto, della nazionale cantanti. Quando facciamo per alzarci, l'organizzatore Pecchini mi dice no, tu puoi restare, è solo lei che non può rimanere qui al tavolo dei giocatori. Io chiedo spiegazioni. E lui mi dice: sei una donna, non puoi stare seduta qui, queste sono le nostre regole. E io ho detto: guardate che io non sono l'accompagnatrice di Ciro, io sono stata convocata così come... Ciro, e lui mi ha detto: non mi far spiegare il motivo per cui non puoi stare qui, alzati. Che cazzo significa? Che cazzo significa? Non lo so che cosa significa, che mi ha invitato a sedermi a un altro tavolo, al che Ciro si è seduto con me all'altro tavolo e dopo ci ha chiamato in disparte, credo, il direttore generale della nazionale cantanti, non ricordo precisamente chi, il quale, parlando con lui, ha detto: no, c'è stato un problema, voi non potevate stare lì perché eravate della squadra avversaria. Gli abbiamo spiegato che i termini non erano questi, ma mi hanno fatto alzare perché ero donna, non perché ero della squadra avversaria, e lui ha detto: vabbè, ma tu mica giochi, tu sei qui come accompagnatrice. No, accompagnatrice, lei. Ho detto: guarda, che io ho la convocazione stampata, mi hanno chiesto le taglie dei completini e il completino te lo metti in tribuna, da quando in qua le donne giocano? Cioè, Ciro... Comunque, a quel punto Ciro si è infervorato, ci siamo arrabbiati, ci hanno cacciato dall'albergo e a quel punto chiaramente i cantanti che erano con noi, Andro, Stefano, Eros Ramazzotti, sono venuti, ci hanno chiesto scusa per l'accaduto, ma perché questo accaduto ha dell'assurdo, del paradossale. Io avevo una convocazione, io non ero lì per fare una cortesia a nessuno, la mia presenza lì era al pari di quella di Ciro, come quella della nazionale cantanti. Ci tengo a dire che il presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca contro il Cancro si è scusato con noi e si è detto mortificato dell'accaduto, perché chiaramente non voglio neanche che un evento del genere vada a infangare la buona causa di questo progetto, cosa che ha detto Ciro, che è una partita di beneficenza, non è la Champions League che fate le vostre regole. Come se fosse la Champions League, così me l'ha risposto. Questo soltanto per dirvi che domani io e Ciro purtroppo non parteciperemo alla partita del cuore, ma l'accaduto ci fa sentire purtroppo estranei da un contesto che invece dovrebbe avere tutt'altro scopo. Continuiamo a sostenere lo scopo del progetto, perché donare per la ricerca contro il cancro chiaramente resta una cosa importante, resta buona, donate, è fondamentale, questo è lo scopo della partita, non i litigi del cavolo su delle questioni, ragazzi, inesistenti e medievali. Andare alla partita dopo che ci hanno... Non ce la sentiamo di andare. Esatto, ci hanno cacciato, ci hanno impedito di entrare nell'hotel, ma stiamo scherzando. Quindi purtroppo non parteciperemo alla partita del cuore, ciò nonostante ringrazio il presidente della Fondazione Piemontese per la ricerca contro il cancro che si dissocia da questo e vi invitiamo a sostenere. A me dispiace tanto, perché era una cosa che volevo fare anche in quanto donna, proprio perché la cosa valorava ancora di più lo spirito di solidarietà dell'evento. Io non sono assolutamente una persona polemica, penso di non aver mai fatto storie di questo tipo e mi dispiace dover parlare in questi toni, ma quello che è successo, ragazzi, non mi è mai capitato. Io mi sono sentita in imbarazzo. Io ringrazio Ciro che era con me, perché Ciro è la persona che è riuscita a rispondere a tono, e io aggiungo che la mascherina che ci hanno dato è questa qua, è a sostegno delle donne, cioè, ragazzi, è qualcosa veramente di fuori contesto, sono furiosa.